Mio Office Pianoro e Potere da Nespoli Forlì si affrontano in un effettivo derby emiliano-romagnolo che sarà denso di emozioni sin da subito in una gara 1 equilibrata che Pianoro sblocca nella parte bassa del terzo inning, battuta in diamante di Grifagno. Arriva a casa di Ferrari sull'errore difensivo del Forlì che ne commetterà 4 in gara 1. Costa caro questo errore perché successivamente arriva il fuoricampo di Caitlin Nolan, il terzo della sua stagione nella parte bassa del terzo inning, che regala il 3-0 a favore delle Blue Girls in una partita in cui le difese saranno chiave. Le Blue Girls riescono ad abbassare la saracinesca grazie anche all'ottima prestazione di Veronica Comari in pedana, che riuscirà a portare a casa il successo con una partita completa e un solo punto subito arrivato dal singolo nella parte alta del quinto inning di Mariah Jamison, che è l'unica a concretizzare le varie occasioni del Forlì, che lascerà 10 corridori in base complessivamente in gara 1. Pianoro invece ne lascia solo 5 e Priscilla Brandi, con un singolo a sinistra, è estremamente concreta nella parte bassa del quinto inning, porta a casa 2 punti con gli arrivi di Grifagno e Nolan. 5-1 Pianoro, che vincerà gara 1 con questo punteggio. Pianoro che si avvicina anche al sesto punto su questa palla mancata di Maroni, ma su un'esitazione Trevisan non riesce ad arrivare a casa e viene eliminata da Ilaria Cacciamani, lanciatrice sconfitta in gara 1. Gara 2 con una storia diversa, inizio esplosivo per gli attacchi, il primo punto segnato sulle basi piene nel colpito per Jamison, ma Forlì trova il break con il doppio da parte della giovane classe 2005 Alice Spiotta, che spinge a casa Cerioni, Veronica Onofri e Jamison stessa per un 4-0 dopo metà primo inning in gara 2, che sembrava poter indirizzare la partita fuori del Forlì, anche perché al debutto c'era Crystal Goodman, la nuova lanciatrice statunitense del Forlì. Invece Pianoro, con un approccio aggressivo, riesce subito ad accorciare le distanze, battuta di Brandi sul lanciatore che accorcia su 4-1, poi Carati batte in diamante, Cerioni difende per un out, ma Pianoro riesce a firmare il secondo punto e sul lancio successivo Ambra Collina riesce a concretizzare con corridore agli angoli, a portare a casa un altro punto, quello del 4-3, che tiene apertissima la storia di una partita in cui gli inning dispari saranno spesso e volentieri importanti. Al parte alta del terzo inning, ancora difficoltà per la difesa di casa. Mariah Jamison piazza un doppio a sinistra che porterà a casa Veronica Onofri senza particolari problemi per Jamison. Partita, la seconda di giornata, superlativa in battuta. Forlì che riesce ad allungare nuovamente e lo fa con il singolo di Carlotta Onofri in campo opposto, un singolo piazzato che manda a casa Jamison per il 6-3. E l'allungo ulteriore arriva dalla mazza di Martina Laghi, che riesce ad alzare questo lungo doppio al centro che supera il guanto di Alessia Borracelli e riesce a far sprintare a casa Carlotta Onofri. Forlì di nuovo avanti di 4 lunghezze, ma nella parte bassa del terzo inning lo shutdown inning è ancora fatale a Crystal Goodman. Il Pianoro riesce con la parte bassa del line up ad accorciare le distanze, addirittura a pareggiare. Giada Canfora batte questa doppia in esterno adesso che supera Veronica Onofri e consente ai 3 corridori in base di arrivare a casa e di firmare il 6-7, e con un corridore in seconda base Pianoro riesce con la battuta della veloce Alessia Borracelli a concretizzare ulteriormente. Arrivo a casa salvo per Borracelli, sprint a casa con successo per Acanfora sul tiro mancato a casa da parte di Cerioni. È 7-7 dopo 3 inning, ma nel quinto Forlì ripassa in vantaggio in una giornata piena di frustrazioni. Ancora una volta Jamison sembra poter dare un'altra scossa alla Poderi dal Nespoli, terzo fuoricampo stagionale per Mariah Jamison, con una partita, come detto, notevole dal punto di vista offensivo, con 2 valide, 3 RBI e 3 punti segnati. Forlì riuscirà ad allungare ulteriormente con il singolo da parte di Martina Laghi al centro che spinge a casa Carlotta Onofri. È 9-7, ma la partita non è ancora finita. Nella parte bassa del sesto arrivano nuove epifania per la Mia Office, il singolo al centro da parte di Eva Trevisan pareggia il conto dopo i 2 turni eccellenti da parte di Pancrazio e Minardi, che segnano l'ottavo e il nono punto. Siamo 9 pari e con le basi piene Clara Carati riesce a concretizzare con una battuta ancora su Cerioni, che porta a casa un punto. Non c'è doppio gioco per Forlì, c'è il decimo punto, nonché il sorpasso, il primo vantaggio per le Blue Girls, che non guardano più indietro. Anzi, sul battitore successivo parte Clara Carati per una rubata, Jamison tira in seconda, ma Trevisan può sprintare da terza casa base per completare la doppia rubata e per dare alle Blue Girls il vantaggio di 11-9, poi preservato da Sara Desi, che riesce a portare a casa una pesantissima prestazione, una vittoria importante con il tiro in prima da parte di Elisa Grifagna, sigillare la doppietta delle Blue Girls, che ora hanno 4 vittorie consecutive, 2 pesantissime, contro la Poderi dal Nespoli Forlì.
Sì, è stato bellissimo perché sapevamo che era difficile. Forlì ci giochiamo ormai da una vita, è sempre un avversario tosto e sono campionessa in carica, quindi noi abbiamo solo cercato di partire aggressive dall'inizio e cercare di non mollare, ecco, anche quando eravamo sotto. Ecco, questo forse è stato un po' la nostra arma vincente, ecco, che ci abbiamo creduto fino in fondo, anche se non era facile, ecco. Ma sicuramente il concetto che bisogna sempre crederci fino alla fine, perché non importa come sta andando la partita, ma magari proprio l'ultima ripresa, l'ultima battuta, l'ultima giocata che ci fa vincere la partita. Quindi era importante stare sempre lì concentrate e soprattutto le più giovani sono state veramente molto molto brave. Lanciatori veramente sono stati incredibili. No, dunque, innanzitutto bisogna fare i complimenti a Pianoro che ci hanno creduto, hanno giocato la loro partita bene, noi contro di loro e loro contro di noi sono sempre state partite dure e difficili. Detto questo, noi sì, la prima partita non è stata una grande giornata Ilaria, ma anche la difesa non l'ha aiutata molto, è andata così. Nella seconda partita invece noi avevamo un nuovo lanciatore straniero e pensavamo di vincere, di ribaltare il risultato. Siamo stati davanti, come hai detto, poi loro hanno recuperato e alla fine abbiamo pagato una giornata storta, soprattutto in difesa, con qualche errore di troppo. Abbiamo lasciato molti corridori sulle basi e niente, è andata così. Portiamo a casa queste sconfitte, faremo tesoro, cercheremo di ripartire subito dalla prossima partita. Il Saronno affronta il Parma e la gara prende subito il binario favorevole all'Inox Team grazie ai 3 punti segnati nel primo inning su lanci della partente della Taurus Donati Gommi Alice Ghillani. Milagros Losada che mette a segno 2 valide su 2 turni in questa gara 1, batte questo singolo al centro e permette a Fabrizio Marrone di segnare, poi con 2 corridori in base tocca a Sara Brugnoli che impatta il lancio di Ghillani, la palla passa fra interbase e seconda base, segna Losada il punto del 2-0, poi Noar Mirotto rende ancora più pesante lo scarto a favore dell'Inox Team mettendo a segno questa valida al centro, segna Giulia Longhi 3-0 subito a favore del Saronno. Poi nella seconda ripresa il vantaggio dell'Inox Team cresce quando ancora Longhi batte questa rimbalzante sull'interbase dove c'è l'errore di Valentina Tagliavini che permette a Fabrizio Marrone di segnare il punto che vale il 4-0. In pedana 0 punti e una sola valida concessa per Alice Nicolini e Chiara Rusconi che si dividono il cerchio in questa prima partita. Poi nel quinto inning la gara viene chiusa per manifesta da questo triplo di Fabrizio Marrone che porta a casa Arianna Nicolini e Agnese Pietroni, è 7-0 e la gara 1 si chiude in anticipo dopo solo 5 riprese di gioco. Nella seconda partita si comincia allo stesso modo perché il Saronno segna ancora 3 punti sul suo primo attacco, questa volta contro la partente del Parma Yamerki Guevara. I punti entrano con un solo giro di mazza, quello di Milagros Losada che mette a segno il terzo fuoricampo della sua stagione. Soltanto Cecchetti, Clark e Ricchi ne hanno realizzati di più, segnano anche Marrone e Rotondo ed è 3-0 subito a favore del Saronno. Il Parma prova a reagire nel secondo attacco con il singolo di Benedetta Scotto verso il lanciatore, ovvero Chiara Rusconi che prima stoppa la palla, poi sbaglia il tiro in prima, il che permette ad Alice Ghillani di andare fino a casa base. 3-1 con il Parma che cerca di rifarsi sotto. Per Rusconi 2 riprese lanciate in questa gara 2, 3 valide concesse e un punto. Il Saronno risponde però nel suo terzo attacco, singola sinistra di Noah Armirotto, segna Milagros Losada per il 4-1 a favore della squadra di casa e poi tocca ad Arianna Nicolini che mette a terra questo bunt, c'è la difesa di Guevara e c'è il punto segnato da Giulia Longhi, 5-1 Saronno che diventa poi 6-1 nel quinto attacco, altro bunt questo di Valeria Bettinsoli, ancora difeso da Guevara, c'è l'out in prima ma c'è il punto realizzato da Armirotto. Poi nel sesto inning Cardines con questo singolo a destra permette a Blesa e Scrisce di segnare, unico punto subito da Alice Nicolini in 5 riprese lanciate con 3 valide concesse, l'ultima out invece questa rimbalzante di Alice Ghillani. Saranno vince anche gara 2 con il punteggio di 6-2.
Poca storia nel doppio confronto fra Sestese e Bussolengo. La Cadbury Born realizza subito 4 punti nel primo attacco di gara 1 e chiude 15-6 per Manifesta, con Flavia Carletti protagonista nel box con ben 6 punti battuti a casa. Nella seconda partita invece Nicole Thomas che fa la parte del leone con 4 RBI, 2 doppi e un triplo importanti per l'11-6 finale. Il derby fra Pollate e Caronno vede l'MKF portarsi subito in vantaggio. Primo attacco di gara 1, entrano 2 punti su lanci della partente del Caronno, Silvia Durò, che concede 3 valide e 2 punti nella sua unica ripresa in pedana. Segna Elisa Cecchetti sul doppio di Giorgia Fumagalli, Cecchetti migliore imbattuto in gara 1 con 3 valide su 3 turni. E poi segna anche Fumagalli su questo singolo a destra di Elisa Princic, per lei 2 su 3. Nella prima partita il vantaggio del Pollate è di 2-0 e poi diventa 4-0 nel sesto attacco, quando in pedana c'è Bianca Messina Garibaldi, che concede questo triplo da 2 punti a Linda Rampoldi. Segnano Pečkova e Torre per Bianca Messina, 4 riprese e un terzo, 9 valide concesse, appunto questi 2 punti. L'unico punto invece Bigatton lo concede nel settimo inning per Bigatton, partita completa, 7 valide concesse, 8 strikeout. Il punto lo segna Giulia Marocchino sulla battuta al centro di Rebecca Caldon, poi però Bigatton si riprende e senza problemi chiude la partita inducendo Elisa Oddonini a battere questa innocua volata sull'esterno sinistro. Si chiude così gara 1 con la vittoria 4-1 del Pollate. Gara 2 è ancora più combattuta, duello in pedana fra Tornes e Pečkova. Caronno si porta in vantaggio grazie ai 2 errori commessi dall'MKF nel primo inning. Il secondo è questo tiro sbagliato in prima di Giorgia Fumagalli sulla battuta di Francesca Rossini. Segna Yurubi Alicart il punto dell'1-0. Il Pollate reagisce e pareggia nel quarto inning, singolo di Elisa Princic che porta a casa Laura Bigatton. Tornes concede 6 valide con 8 strikeout per Pečkova. Va e no hitter con 13 strikeout. Si va agli extra inning e la gara si decide all'ottavo sull'errore di Tornes sul bunt di Bigatton che permette a Rampoldi di segnare. Pollate vince walk off, gara 2 2-1 sul Caronno. A Collecchio già match verità tra la Bertazzoni Collecchio e la Metalco Thunders in una sfida incandescente non solo per le temperature ma anche per l'alto equilibrio che già testimoniato in gara 1 con gli attacchi che fanno fatica a sbloccarsi. Il singolo di Giacometti porta avanti le ospiti, ma Collecchio risponde con 2 punti tra secondo e quarto inning sulle valide da un punto di Bernardi e Colonna. Match che poi viene indirizzato dal fuoricampo a destra parte di Sarah Edwards, il primo home run stagionale per la giocatrice del Collecchio che va avanti 3-1 e riesce a preservare il vantaggio anche con una buona difesa nella parte alta del sesto inning, quando Workman viene eliminata tra terza e casa base, fermando uno degli ultimi assalti della squadra ospite. Sconfitta 3-1 per Alessia Melegare, vittoria personale, la prima della sua stagione con una partita completa. In gara 2 sfida altrettanto equilibrata, Griffin e Paulson in pedana, Collecchio la sblocca con il singolo di Campbell che si farà poi vedere successivamente. Nel terzo inning però sono le Thunders a prendere il comando della partita, singola sinistra da parte di Sofia Fabian che spinge a casa Sofia Grignanin e poi Fabian riuscirà a materializzare il sorpasso su questa rimbalzante da parte di Giacometti. Il suo sprint a casa porta a casa il secondo punto Castelfranco e poi ne porterà a casa uno in più. Sempre nel terzo inning sembra finita, al settimo inning Thunders avanti di 2, ma Kaylin Campbell chiude la partita con questo missile a sinistra, un grande slam che manda in visibilio la squadra della Bertazzoni Collecchio, che riesce a completare uno sweep pesantissimo con la vittoria in gara 2 per 5-3 per Campbell, primo fuoricampo d'oro di questa stagione. Il Collecchio risale la china in classifica, le Thunders si allontanano dalla zona playoff. La doppia sconfitta del Caronno mantiene invariato il vantaggio del Forlì nel girone B, tutto immutato anche per quanto riguarda il gap fra prima e seconda nel girone A, con le doppie vittorie sia del Pollate che del Saronno. Ha riposato nel weekend il Nuoro. Il recupero fra Torino e Settimo è un vero e proprio spareggio per accedere alla pool scudetto. Il Campidonico mette subito le cose in chiaro fin dal primo attacco, dopo 2 singoli e una base ball con un out ci pensa Maurizio De Maria con questo singolo a sinistra a portare a casa Samuele Catalano, poi segna anche Jesus Carrera in seguito all'errore di tiro del catcher Lazaro Santa Cruz. Dopo 2 base ball le basi sono di nuovo piene, entra Federico Calvo a sostituire Gabriele Amore, ma l'esito è lo stesso perché anche Calvo manda in base con 4 ball Alberto Cascello, segna De Maria 3-0.
3-0 Grizzlies. Secondo inning, vantaggio che cresce con il singolo battuto da John Piloro, migliore in battuta per i suoi con 3 valide su 4 turni e 2 punti battuti a casa. Segna Jesus Carrera, autore di 3 punti segnati in questa partita. 4-0 Grizzlies, poi Piloro ancora nella quarta ripresa, mette a segno questa volta un doppio profondo all'esterno centro, uno dei due doppi della sua partita. Segna Carrera il punto del 5-0, poi il sesto punto entra nel settimo attacco quando Carlos Bosa commette un errore sulla battuta di Barbero. Piloro segna dalla seconda base il punto del 6-0. Dopo 7 riprese la partita viene archiviata in anticipo per pioggia, ma è omologata come da regolamento. Finisce 6-0 a favore dei Grizzlies, che in pedana vedono un Rodriguez lanciare per tutte e 7 le riprese, realizzando ben 13 strikeout, e Torino vola la Bull Scudetto. Inizia la Pool Scudetto in Serie A Baseball, inizia con i campioni in carica del San Marino che affrontano i campioni d'Europa in carica del Parma Clima, e per questi ultimi l'inizio è esplosivo in attacco. Dopo l'1-1 nella prima ripresa, il Parma porta a casa il secondo punto su una battuta di Kouzoyanopoulos, allunga con il singolo di Joseph e poi arriva il big break da parte di Cesare Astorri, che svuota le basi con un doppio da 3 punti e porta il Parma sul 6-1. Per Astorri sono 27 punti portati a casa in questa stagione, è il leader del campionato. Parma avanti di 5 punti, San Marino che accorcia nella parte bassa del terzo inning con il secondo home run stagionale da parte di Federico Celli, che scarica un fuoricampo al centro contro Emaelin Montiglia, al suo debutto per il Parma Clima sul Monte di Lancio, così come è stato il debutto di Andre Rienzo per il San Marino. Ma per Rienzo una pessima prestazione dopo essere stato cambiato nel corso della seconda ripresa. Parma risponde però al fuoricampo di Celli, lo fa con Alberto Mineo nella parte alta del quarto inning. È lui che rifila un doppio contro Carlos Quevedo, che porta a casa Gonzalez e Astorri, altri 2 punti per il Parma che conduce 8-2 nella prima metà della partita. Contreras entra per il Parma per proteggere il vantaggio nella parte bassa del sesto inning. Il San Marino si riavvicina segnando 3 punti, 2 dei quali prodotti dal fuoricampo da 2 punti da parte di Ortwin Piternella, a sua volta al suo secondo home run stagionale. Il San Marino può ancora sperare, anche perché nella parte bassa del settimo inning riesce a mettere ulteriore pressione al lanciatore cubano del Parma, 2 corridori in base e 2 out. Alla fine però Leonora batte questa rimbalzante in diamante che il Parma difende alla perfezione e conserva la vittoria per 8-5. Parma che ospiterà San Marino sabato nelle altre 2 partite della serie. Il Parma Clima replica in gara 2, solo homer di Mineo e Timo ribattono il vantaggio iniziale del San Marino, mentre sul monte il partente Fabiano e il closer Capellano tengono a bada la grande le mazze sammarinesi. Parziale riscatto per il San Marino in gara 3, anche questa decisa da un solo punto di scarto sul 4-3, fuori campo di Correa da una parte, di Mineo dall'altra e di Raffaele, rilievo del partente Baez, che chiude la porta al Parma nel finale, preservando il vantaggio sammarinese. Si sono giocati nel weekend anche gli ultimi 2 recuperi per completare il programma della prima fase del campionato di Serie A Baseball. Il Cagliari ha sconfitto 5-4 il Brescia, mentre il Grosseto BSC ha ottenuto 2 vittorie sull'Academy of Nettuno, 5-2 e 8-2. Venerdì alle 21, primo appuntamento su Fips TV con la Pool Scudetto del Baseball per il match fra Spirolina Beccagli e Orta Godo. Il 4 giugno invece si torna a parlare di softball con la doppia sfida fra Caronno e Sestese. 10 giugno, 20:30, ancora Baseball, questa volta impegnati Torino e Godo.